Salute digitale, telemedicina, terapie digitali. Innanzitutto, che cos'è la telemedicina? Ma soprattutto è utile? Ci semplificherà o complicherà la vita? Il sistema sanitario funzionerà meglio? Costerà di più o di meno? È una moda passeggera o sarà indispensabile per curarci? Per capirlo, comincerei a vedere la normativa europea e nazionale. La prima comunicazione della Commissione europea è del 2008 e favorisce l'implementazione della telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e delle società, con azioni finalizzate a sostenere gli Stati membri nella realizzazione di questi servizi e a favorire una maggiore integrazione dei servizi di telemedicina nella pratica clinica. La telemedicina è già stata applicata in diversi stati europei. Per esempio, in Svezia, dove vengono pubblicati dal 2006 report regolari, e già nel 2008 era in uso in oltre 100 applicazioni e nel 75% degli ospedali. Le principali aree applicative sono la televisita, il telemonitoraggio, il teleconsulto radiologico. Anche la Norvegia ha investito sulle soluzioni di medicina digitale, motivata anche dalla bassa densità della sua popolazione a causa delle grandi distanze. Le applicazioni in uso sono il teleconsulto fra medico di medicina generale e specialista, la teleradiologia, la telepsichiatria e i servizi per il miglioramento della cura dei tumori. In Spagna viene utilizzata già da 15 anni e in Francia si sta cercando di riconoscerla all'interno del servizio sanitario francese, definendo i servizi e determinando le condizioni di attuazione. La sperimentazione di telemedicina più grande che sia stata condotta, probabilmente quella che è stata condotta in Gran Bretagna, che ha coinvolto in 2 anni 6.000 pazienti e oltre 200 medici. E dedicata ai pazienti fragili e ai pazienti cronici e ha dato dei risultati tali da incoraggiare il Dipartimento della Salute a implementare un nuovo programma. E questo in collaborazione con l'industria, col Sistema Sanitario Nazionale, con le associazioni professionali e le organizzazioni sociali. E conta di coinvolgere 3 milioni di candidati, che potrebbero trarre beneficio dai servizi di teleassistenza e di telesalute. In Italia, nella conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, si danno indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza, la telerefertazione. Ma la cosa più importante è che nel 2022 viene pubblicato il primo documento veramente importante. Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il decreto ministeriale Salute del 21 settembre 2022 che recita, si dice, approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina, requisiti funzionali e livelli di servizio. E l'obiettivo è quello di supportare dal punto di vista tecnico regioni e province autonome per la definizione e la composizione dei progetti sui servizi di telemedicina che afferiscono al PNRR e di colmare il divario fra le disparità territoriali e offrire maggiori integrazioni fra i servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali. Quindi abbiamo questo documento che è un decreto ministeriale che riguarda le regioni e le province autonome e l'obiettivo è quello di definire quali sono i requisiti funzionali e i livelli di servizio che queste devono avere e che ha l'obiettivo di supportarli dal punto di vista tecnico, soprattutto quelli che afferiscono al PNRR. E poi una cosa importante per noi che abbiamo molte disparità per quanto riguarda il sistema sanitario nelle varie regioni, di colmare il divario fra le disparità territoriali. È importante dire che
che il decreto del 22 non è una semplice linea guida basata sull'evidenza con gradi variabili di forza, ma è un insieme di regole che a tutti gli effetti ha la forza di una legge. Cioè non sono dei consigli, seppure ad alto livello, e seppure alcuni molto pregnanti e altri meno, ma un insieme di regole che a tutti gli effetti hanno la forza di legge. Quindi noi abbiamo già dal 2022 una legge di fatto sulla telemedicina. Viene detto nel decreto che ogni regione deve, quindi deve, erogare servizi minimi, che sono appunto la televisita, il teleconsulto, la teleconferenza, il telemonitoraggio, la teleassistenza, a cui ulteriormente, successivamente, è stata aggiunta la teleriabilitazione. La televisita è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza e in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Non può mai essere considerata il mezzo per condurre la relazione medico e paziente esclusivamente a distanza. Credo che questa frase tolga molti dubbi. La relazione medico-paziente deve essere fatta in presenza di entrambi i protagonisti. Ne può essere sostitutiva della prima visita in presenza. Le visite ambulatoriali invece possono essere condotte tutte a distanza, purché non comportino la necessità di eseguire un esame obiettivo. Il teleconsulto è un atto medico, un consulto a distanza con la possibilità di condividere tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audiovisivi riguardanti il caso specifico. La teleconsulenza medico-sanitaria è un'altra attività sanitaria, non necessariamente medica, ma comunque specifica delle professioni sanitarie che si svolge a distanza. La teleassistenza è un'altra voce importante. È un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull'interazione a distanza e in tempo reale fra il professionista e il paziente o il suo caregiver per mezzo di una videochiamata. Per esempio, l'infermiere o il familiare che sta col paziente ha una videochiamata con il medico di famiglia del paziente e si consultano e riceve il caregiver riceve le istruzioni dal medico. È prescritta dal medico, a cui spetta anche la selezione dei pazienti, secondo quattro parametri: la clinica, la tecnologia a disposizione del paziente, il livello culturale, il livello di autonomia e la disponibilità di un supporto, cioè un caregiver. Se manca qualcuno di questi elementi, chiaramente questo tipo di prestazione non potrà essere fatta. Il paziente per il momento può unicamente usufruire del servizio, ma non può ancora richiederlo. Chi lo richiede è il medico. Ecco, occorre definire bene alcuni termini, che se ben chiariti potrebbero anche rendere superflue spiegazioni successive, cosa che faremo anche noi. Salute digitale, medicina digitale, telemedicina e terapie digitali. La salute digitale comprende tutte le attività che riguardano la salute umana e non soltanto quelle mediche. Per esempio, aprire una piscina in un comune può essere considerata un'attività sanitaria nella misura in cui la piscina consente di fare più attività fisica a beneficio della salute. La medicina, digitale è un sottogruppo della salute digitale perché comprende quelle attività che riguardano la salute, ma che sono, mediche, di medicina. Quindi sono una parte delle prestazioni di salute digitale. Per esempio, la misurazione della pressione arteriosa con un apparecchio digitale è una prestazione di medicina digitale. La telemedicina è ancora un sottogruppo della medicina digitale, perché comprende quelle parti di medicina digitale che sono eseguite in remoto. Per esempio, la refertazione di un elettrocardiogramma da parte di un cardiologo che si trova nello studio, nell'ambulatorio, nell'ospedale, effettuata da un infermiere che si trova a casa del paziente. L'elettrocardiogramma viene effettuato dall'infermiere e lo trasmette al medico che lo referta. Questa è una prestazione di telemedicina. Oppure la somministrazione di un questionario da parte di un medico che si trova in un ambulatorio ad un paziente che si trova al suo domicilio. Prestazione di telemedicina.
L'automonitoraggio delle glicemie da parte di un paziente diabetico è un servizio di medicina digitale che diventa telemedicina se questi valori vengono in tempo reale a un medico, inviati a un medico che si trova in un ambulatorio. Una prestazione di telemedicina può essere diagnostica o terapeutica, per esempio, diagnostica nel caso della refrattazione dell'elettrocardiogramma. Terapeutica nel caso della seduta di psicoterapia effettuata a distanza. La terapia digitale, invece, è tutta un'altra cosa, è una cura e può essere fatta sia a distanza che in presenza, purché con tecnologia digitale. La cosa fondamentale per la terapia digitale è che è un atto curativo, cioè un atto con cui il paziente viene curato. Le terapie digitali. Cosa sono realmente le terapie digitali? Sono tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da software di alta qualità per prevenire, gestire o trattare un ampio spettro di condizioni fisiche, mentali o comportamentali. È possibile utilizzare le terapie digitali in modalità indipendente o in associazione ad altri interventi terapeutici, come per esempio i farmaci. Non sono terapie digitali quegli strumenti che soltanto misurano parametri fisiologici, senza dare terapie. Esempio i braccialetti o gli orologi smart che identificano gli episodi di fibrillazione atriale. Abbiamo già detto che la prima caratteristica fondamentale è che per essere una terapia digitale l'intervento deve fornire una vera e propria cura. La seconda caratteristica fondamentale è che le terapie digitali possono definirsi tali solo al termine di una sperimentazione clinica randomizzata confermatoria, come un farmaco. E una volta approvate da un ente regolatorio, le terapie digitali potrebbero essere prescritte dai medici, rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale oppure dalle assicurazioni. Non ce ne sono molte di terapie digitali nel mondo, alcune decine. Per esempio, Reset è un'applicazione che offre una terapia cognitivo-comportamentale per problemi di dipendenza ed abuso di oppiacei. Poi ce n'è un'altra che serve per la gestione dei pazienti diabetici. E poi ce ne sono diverse che servono per smettere di fumare. Vediamo adesso che cosa non sono terapie digitali. Non sono terapie digitali quegli strumenti hardware o software che si limitano a fornire informazioni sulle malattie senza essere parte attiva, cioè quelle che danno informazione e basta, che raccolgono dati che non sono utilizzati per fornire alcun servizio al medico o al paziente, e quegli strumenti che misurano parametri fisiologici anche quando sono stati sottoposti a validazione clinica. E quando sono registrati come dispositivi medici, per esempio gli orologi in grado di identificare gli episodi di fibrillazione atriale. Tutti questi strumenti possono essere inquadrati nel campo della medicina digitale, se validati scientificamente attraverso studi clinici e approvati da enti regolatori come dispositivi medici. Passiamo adesso a vedere l'applicazione della telemedicina nel disturbo che ci interessa, il binge eating disorder, e nell'obesità. Le terapie digitali. Passiamo adesso a vedere l'applicazione della telemedicina nel disturbo che ci interessa, il binge eating disorder e nell'obesità.
Allora, non possiamo esaminarle tutte, comunque esaminiamo alcune, le altre le citiamo e comunque potete trovare un'indicazione meglio. Cercherò di farvi avere dei documenti in cui se ne parli bene, diffusamente. Allora, la televisita è un atto medico, non tutte queste prestazioni sono atti medici, in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Questa prestazione non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza. Ne può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza. E credo che questo chiarisca bene molti dubbi, cioè la relazione medico e paziente deve essere condotta in presenza di entrambi i protagonisti, anche se alcune prestazioni possono essere fatte a distanza. E in ogni caso la prima visita non può essere sostituita, se non particolari condizioni, nella visita a distanza. Invece le visite ambulatoriali possono essere condotte tutte a distanza, purché non comportino la necessità di eseguire un esame obiettivo. Poi abbiamo il teleconsulto, che anche questo è un atto medico, ne parlo brevemente, è un normale consulto che viene eseguito a distanza e che comporta lo scambio di documentazione in tempo reale, è un atto medico anche questo. Poi abbiamo la teleconsulenza, che invece non è un atto medico, ma è un'attività sanitaria, non necessariamente medica, che si svolge a distanza e che è eseguita da due persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso. Consiste nella richiesta di un supporto in cui un professionista fornisce all'altro indicazioni per prendere una decisione corretta. Teleassistenza da parte di professioni sanitarie. È un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria, e si basa sull'interazione a distanza fra il professionista e il paziente o il suo caregiver, un infermiere, un badante, un familiare, per mezzo di una videochiamata alla quale si può, all'occorrenza, aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il paziente per il momento può unicamente usufruire del servizio, ma non può richiederlo. Chi lo richiede è il medico, a cui spetta anche la selezione dei pazienti, cioè la definizione di eleggibilità degli stessi secondo quattro parametri che sono la clinica, la tecnologia, il livello culturale, il livello di autonomia o la disponibilità di un supporto caregiver. Chiaramente, se uno, per fare l'esempio più banale, se uno non ha un computer, difficilmente potrà, o se nessuno dei suoi caregiver sa usarlo, difficilmente potrà usufruire di questa prestazione. Ecco, occorre definire bene alcuni termini che, se ben chiariti, potrebbero anche rendere superflue spiegazioni successive, cosa che faremo anche noi. Salute digitale, medicina digitale, telemedicina e terapie digitali. La salute digitale comprende tutte le attività che riguardano la salute umana e non soltanto quelle mediche. Per esempio, aprire una piscina in un comune può essere considerata un'attività sanitaria nella misura in cui la piscina consente di fare più attività fisica a beneficio della salute. La medicina, digitale è un sottogruppo della salute digitale perché comprende quelle attività che riguardano la salute, ma che sono, mediche, di medicina, quindi solo una parte delle prestazioni di salute digitale. Per esempio, la misurazione della pressione arteriosa con un apparecchio digitale è una prestazione di medicina digitale. La telemedicina è ancora un sottogruppo della medicina digitale, perché comprende quelle parti di medicina digitale che sono eseguite in remoto. Per esempio, la refertazione di un elettrocardiogramma da parte di un cardiologo che si trova nello studio, nell'ambulatorio, nell'ospedale, effettuata da un infermiere che si trova a casa del paziente. L'elettrocardiogramma viene effettuato dall'infermiere e lo trasmette al medico che lo referta. Questa è una prestazione di telemedicina.
oppure la somministrazione di un questionario da parte di un medico che si trova in un ambulatorio ad un paziente che si trova al suo domicilio, prestazione di telemedicina. L'automonitoraggio delle glicemie da parte di un paziente diabetico è un servizio di medicina digitale che diventa telemedicina se questi valori vengono in tempo reale a un medico, inviati a un medico che si trova in un ambulatorio. Una prestazione di telemedicina può essere diagnostica o terapeutica, per esempio, diagnostica nel caso della refertazione dell'elettrocardiogramma. Terapeutica nel caso della seduta di psicoterapia effettuata a distanza. La terapia digitale, invece, è tutta un'altra cosa, è una cura e può essere fatta sia a distanza che in presenza, purché con tecnologia digitale. La cosa fondamentale per la terapia digitale è che è un atto curativo, cioè un atto con cui il paziente viene curato. Le terapie digitali.